Qui tuo Signore hai voluto accogliere l'intercessione amorevole di Maria, Madre tua e Madre nostra. Mentre si svolgevano le nozze, lo sposalizio di Cana di Galilea, qui in questo luogo, Signore, è venuto a mancare il vino. Tuo Signore hai guardato alla madre tua che ti chiedeva per quegli sposi, che intercedeva per loro. Solo Maria si era accorta di quello che stava succedendo. Solo Maria che ha ascoltato le preoccupazioni e i discorsi dei servitori che erano in difficoltà. E lei come madre amorevole, con occhi di misericordia, ha guardato a quella situazione, si è mossa a compassione ed è venuta a riferire a te, o Gesù Santo. Tu le hai detto che non era ancora giunta la tua ora, l'ora della manifestazione, l'ora in cui si doveva rendere noto a tutti quella che era la tua missione di salvezza. Ma Maria ha insistito con i servitori e li ha mandati da te. Quello che vi dirà, fatelo, qualsiasi cosa vi dica, fatelo. Con gli occhi della fede, o Signore, in questo luogo santo, noi vogliamo essere quei servitori che vogliono fare qualunque cosa tu ci dirai. Come l'antico popolo di Israele che dichiarò: qualunque cosa il Signore dirà, noi la faremo e la ascolteremo, cercheremo di capirla. I servitori hanno obbedito e hanno fatto quanto Gesù stava loro per dire. Gesù è stato lapidario, riempite d'acqua leggiare. Quei servitori non hanno discusso, hanno fatto quanto tuo Gesù gli hai detto. Ora attingete e portatene al maestro di tavola. E senza discutere loro gliene hanno portato. E il maestro di tavola assaggiò l'acqua divenuta vino. Non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano reso possibile quel miracolo, riempiendo d'acqua leggiare, fino all'orlo, fino a non poterne più contenere. Le hanno riempite tutte piene. Hanno attinto quell'acqua che è diventata vino. Signore, anche noi vogliamo riempire la nostra vita dell'acqua del sacrificio, dell'impegno, perché tu trasformi tutto in benedizione. E oggi ti chiediamo, Signore, di compiere l'impossibile per intercessione della Madre tua, Maria, Santissima Madre tua e Madre nostra. Trasforma, oh Signore, ancora una volta l'acqua in vino. Trasforma, oh Signore, il male in benedizione. Trasforma, oh Signore, l'acqua della tribolazione nel vino della gioia e dell'esultanza. Signore, dove tu hai fatto
questo miracolo. Noi stiamo venendo qui ad adorarti, a benedirti, a ringraziarti con la Vergine Santissima, gli angeli, i santi che cantano le tue lodi, la tua santità nei secoli in eterno. E noi oggi, Signore, reclamiamo la nostra felicità, il nostro diritto ad essere felici in te, o Signore, che ti prendi cura di noi. Signore, siamo qui dove tu una volta hai operato questo grande miracolo. E noi proprio qui, o Signore, dichiariamo la tua fedeltà. Dichiariamo che tu, o Gesù Cristo, sei lo stesso sempre, ieri, oggi e in eterno. E quanto tu hai fatto 2000 anni fa, o Signore, vuoi farlo ancora una volta per ciascuno di noi. Tu sei l'Onnipotente, tu puoi, o Signore. Tu ci vuoi bene, vuoi il nostro bene. E noi dichiariamo la tua fedeltà e il tuo amore per noi. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, passati, presenti e futuri. Liberaci da ogni insidia, da ogni male, da ogni infermità o malattia. Liberaci, o Signore, da ogni angustia, da ogni preoccupazione del tempo presente. Liberaci, o Signore. Concedi benigno, benedizione e pace ai nostri giorni. Trasforma, o Signore, in benedizione ogni male, fatto o fatto fare da uomini o donne cattive, qualsiasi maledizione, qualsiasi ingiuria, qualsiasi calunnia, maldicenza o qualsiasi parola cattiva pronunciata verso i tuoi servi fedeli, sia trasmutata in benedizione, salvezza, pace e prosperità, salute, fortezza, gioia e forza. Per intercessione della tutta santa, gloriosa, benedetta e sempre vergine, madre tua e madre nostra, Maria, madre tua, madre del vero Dio fatto vero uomo. A te, o Gesù, la gloria, l'onore e la benedizione, in unità con l'Eterno Padre e lo Spirito Santo, nei secoli in eterno. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.